ragazzi, qui Stefano Zocchi per ironfox.net. Ci troviamo al Fosk Fest 2015 con gli Atavicus. Lupus Nemesis è trionfato. Ciao ragazzi. Ciao, ciao ragazzi, ciao. Buonasera. Buonasera. E è molto divertente la situazione perché siamo qua con gli Atavicus che fanno parte del pubblico a questo Fosk Fest. Sono in tenda con tutti noi. Allora, come si vive la vita nel campeggio in questo momento? Ma come sempre nel campeggio si vive molto bene. È un bicchiere, una risata, una bella mangiata, ci si rincontra tra amici e un altro bicchiere. No, bene, bene, sta sempre bene. Sì. Sta, è sempre allora. Bello tornare perché, insomma, voglio dire, ci sta una bellissima atmosfera. È bello suonare, ma è anche bello goderselo. Assolutamente, non sai quanto. Allora, domanda di rito. Ed Majora è uscito, ha avuto... È innegabile negare che ha avuto un bel successo Ad Majora, cioè due ristampe, di cui la seconda ormai è quasi finita. No, attualmente possiamo dire che la seconda ristampa è appena arrivata al sold out, quindi... Complimenti! Grazie, è di nuovo sold out, non abbiamo più copie, quindi dovremmo guardare la terza ristampa. Niente male. È passato un anno e mezzo dal vostro debutto, che cosa avete imparato adesso con tutto quello che è successo, con il successo che è arrivato? Cosa avete imparato da questa esperienza? Ma oddio, di imparare ovviamente non si finisce mai. Abbiamo capito quanto è importante andare d'accordo davvero su quello che si fa, su quello che si compone, su quello che si scrive, quanto è importante anche il contorno, perché Atavicus non è solo musica, è, insomma, anche concettualmente diciamo un po' più multistrato, ecco, diciamo così. Quindi c'è dietro una riflessione importante, cioè l'impressione che ho sempre avuto io quando ho sentito il vostro disco Ad Majora, che piccola parentesi mi è piaciuto un casino, ma vabbè. L'impressione che ho avuto io è di un disco che voleva dire qualcosa di più solo della musica, che voleva, visto che come sempre i dischi in studio ti permettono, lavorando con poche persone, di concentrarti su quello che vuoi fare veramente, di esprimere quello che vuoi. Voi cosa ne pensate? Esattamente questo è il concetto di base. Ad Majora sì, vuole essere, è un disco, comunque un concetto musicale ben definito, ma non vuole essere soltanto quello. Questo vuol dire che dietro comunque la musica c'è un concept, c'è delle riflessioni, dei temi ben precisi, che chi ci conosce già da prima sa che noi piace parlare delle nostre origini, delle nostre tradizioni, e quindi questo è il messaggio che noi vogliamo seguitare a portare avanti e che seguiteremo a fare in quel modo. A proposito di chi vi conosce già da prima, una domanda che mi sono fatto spesso: il rapporto con i Draugr, non proprio dal punto di vista musicale. Allora, non si può negare che gli Atavicus e i Draugr sono due cose diverse, che hanno punti in comune, ma alla fine sono sempre due band con due obiettivi diversi. Ma come la vedete voi la musica degli Atavicus rispetto a quella dei Draugr? Stiamo parlando di un'evoluzione o di un provare qualcosa di differente? Sicuramente diverso da quello che era la proposta musicale dei Draugr, un po' volutamente, e poi diciamo che noi, per quanto riguarda la musica, non ci siamo dati nessun limite, quello che usciva abbiamo fatto, capito? Sempre ovviamente dentro ai certi canoni stilistici, comunque Draugr è una cosa ben distinta da Atavicus. Ovviamente sono complementari, cioè Atavicus e Draugr sono complementari perché le mani, bene o male, sono quelle, una testa è quella, e anche a livello di tematica siamo diversi ma complementari, come dicevo, perché comunque sempre si parla del perpetrare tradizioni, origini, la fierezza della nostra terra, eccetera eccetera, roba che comunque con Draugr ha avuto un suo perché e un suo corso. Avete poi già iniziato a portare il progetto live da un bel po' di tempo. Come sta andando con i musicisti che avete chiamato? Come sono le esperienze fino a questo momento? Esperienze sicuramente molto positive. Abbiamo trovato persone comunque che già da prima erano amici, quindi già c'era una conoscenza a livello personale. Abbiamo provato a portare questo progetto, perché in principio voleva essere solo un progetto studio. Abbiamo deciso di portarlo anche live, provando questa esperienza,
il pubblico sembra apprezzare. Sì, e questa è la risposta migliore, infatti non l'hanno data ai musicisti, non l'abbiamo avuta noi dalle nostre reazioni personali, ma l'ha avuto il pubblico. Quello che ci ha davvero invogliato ad andare avanti e seguitare, ad andare avanti in quella direzione, è stata veramente l'ottima risposta che abbiamo avuto. Ci divertiamo anche parecchio, primariamente ci divertiamo molto, quindi... Per cambiare un attimo argomento, mi è giunta voce che voi avete iniziato a vendere anche del vino. Sbaglio o... Perché mi sembra... Ok, siete voi, quindi forse un pochino me l'aspettavo, lo devo ammettere. Ma com'è nata questa idea di mettersi a produrre del vino? Allora, guarda, non siamo i primi sicuramente che hanno avuto l'idea di vendere il vino come merch, comunque. E la cosa... magari forse un po' più particolare che a noi è chilometro zero, nel senso che il vino lo fa un nostro amico che abita vicino a casa mia e c'ho una piccola azienda che è in espansione. Allora ho detto ci diamo una mano a vicenda, facciamo pubblicità, il vino è molto buono e poi insomma fondamentalmente è un vino... Risposta ogni giorno. Esatto, Montepulciano è la risposta a ogni quesito primario della vita e quindi io penso che con Atavicus un gadget del genere possa essere molto più che... Merchandising pensato per il cliente. Esatto. Ne avete portato qualche bottiglia qua? Sì, ma sono già finite. Ma avete venduto tutto, cioè. Voi avete fatto una cover dei Pooh proprio il mese scorso, stiamo parlando di news dell'ultimo minuto. Come vi è venuta in mente questa idea? Da dove è nata? In realtà l'idea era presente già da molto tempo. A livello personale abbiamo sempre pensato che quello fosse un pezzo che avrebbe potuto dire molto sviluppato in chiave metal. Quindi abbiamo immaginato da sempre magari un arrangiamento di chitarra a modo nostro, più aggressivo, un'orchestrazione. Epico e cattivo. Sì, epico, cattivo, con quel giusto piglio che ci contraddistingue anche nei nostri pezzi. E devo dire che personalmente è stato molto divertente e sono soddisfatto del risultato finale. Ho fatto un sacco di risate durante le registrazioni. Come mai? Dai, raccontaci un aneddoto, un episodio. Ma già solo per provare le voci, comunque per cercare il giusto timbro, per non farla sembrare troppo uguale, però per non andare fuori dal seminato, ci avremmo messo una settimana. Grosso modo una settimana, stonature, ingeppature, eccetera, però alla fine ce l'abbiamo fatta. Ma è il bello della vita in studio alla fine, quello. Va bene, allora, ecco, stiamo tutti qua vedendo il FOT dalla gente, in mezzo alle tende, eccetera, ma hai in mente la prossima volta che sarete sul palcoscenico qua? Non dipende da noi, dipendesse da noi, saliremmo adesso. Io penso che comunque è un gruppo, nonostante il nostro passato, un gruppo nuovo, per quanto possa essere blasonato, come lo vuoi intendere, un gruppo nuovo ha bisogno di farsi le ossa, suonare nei club, suonare tanto, prima di affrontare un palco importante come quello che è il FOSC, il nuovo FOSC, e quindi va bene così. A noi ovviamente ci sarebbe piaciuto, non te lo nego, sarebbe piaciuto suonare qua, però col senno di poi effettivamente provare di più, avere un feeling maggiore con gli altri musicisti che suonano con noi e per poi venire qui a fare una bella figura, effettivamente sarebbe la cosa migliore da fare. Ovviamente questo è un discorso validissimo che condivido, ma io credo che anche per le prossime edizioni non dobbiamo più che altro essere noi a dire vorremmo essere qui, ma deve essere quello di sicuro a dire guarda, ci piacerebbe vederli lì perché quello magari può essere il nostro posto piuttosto che... Ma le cose promettono bene, siamo già alla terza ristampa alla fine, quindi... E su questo punto parliamo del futuro, è passato un anno e mezzo ormai da Ad Maiora e tutto quello che è venuto. Avete già delle idee per del nuovo materiale, a parte cover? O... Sì, no, lascio la parola a lui. Sì, il materiale per il nuovo disco è già in composizione, un buon 50% di quello che sarà il nuovo album è già stato scritto, è in fase di arrangiamento e sviluppo. Abbiamo già in mente un concept ben preciso da seguire per il nuovo album.
che quindi sarà ben mirato a raccontare una storia. Album completo? Un full length, parliamo di un full length, quindi non sarà più, anche a livello di produzione, di accorgimento, a livello di riprese, a livello di editing, eccetera, sarà molto più curato. Sarà un perché una delle poche critiche che facevano ad Maiora è che era leggermente rozzo in alcune parti, che io personalmente ho apprezzato. Mi dava un po' quel gusto del metal sporco e crudo, oltre era quello l'intento. L'intento era esattamente quello, perché noi siamo partiti con l'idea di registrare questo EP e usarlo tra virgolette come un banco di prova. Abbiamo detto guarda, facciamo questo EP e poi da qui vediamo come procedere. Quando eravamo già in corso di registrazione si è fatta avanti che la Nemeton Records, che ci ha detto di essere interessato al nostro prodotto. Quindi già in corso d'opera abbiamo dovuto revisionare qualcosa per renderlo all'altezza a livello di suoni. Però allo stesso tempo abbiamo voluto mantenere, tra virgolette, la pasta che noi avevamo in mente. E quindi questo è il risultato finale. È un disco che suona in un certo modo, con dei suoni che sommariamente non sono né troppo sporchi né troppo puliti, anzi a volte appunto c'è questo grezzuma di fondo che a noi piace. Quindi nel prossimo cos'è che volete cambiare, cosa volete mantenere? Mantenere sicuramente un suono identificativo. A noi piace che venga ascoltato un nostro pezzo e fin dalle prime note si possa dire questi sono gli Atavicus. Quindi quello è un aspetto che noi curiremo molto anche sul prossimo disco. Allo stesso tempo vogliamo curare maggiormente la qualità sonora, vogliamo evitare magari qualche errore che è stato fatto sul disco passato, una risoluzione sonora maggiore, più cristallino, più adatto a un full length. Stai cercando di raffinare la cosa che avete già iniziato? Sì, raffinare e soprattutto evolvere. Noi... evolvere è meglio, perché raffinare è raffinare è un'arma a doppio taglio, perché comunque un suono come quello degli Atavicus ha bisogno di essere tagliente, ha bisogno dei suoi spigoli, ce n'è bisogno, quindi io penso che ovviamente una produzione più curata sicuramente ci sarà, però sempre cercando di rimanere nei canoni che ci stiamo costruendo piano piano, senza fare troppe rileccature, diciamo, ecco, al suono. Va bene, direi che ci siamo detti tutto. Ma una cosa, cioè la cover, la copertina del disco e l'artwork verrà curato da August Waffner dei Draug. Sì, sì. Ex Draug, che ovviamente è un nostro carissimo amico. Restano sempre i rapporti alla fine. Restano sempre i rapporti. Lui ha collaborato con noi, ha fatto l'etichetta del vino, l'ha fatta lui. E insomma, adesso diciamo che il nostro curatore dell'immagine, quindi siamo pronti ad andare avanti e evolverci, ma sempre acciaio o morte. Sempre acciaio e morte, sempre. Va bene, qui per Anofox.net dal Fosc 2015 con degli ospiti che non ci aspettavamo, gli Atavicus, è tutto, Stefano Zocchi, ciao ragazzi!